rappresenta un crocevia della stagione, cioè sono 90 minuti da vincere a tutti i costi. Sì, ma noi abbiamo parlato di calcio con i ragazzi, quindi al di là di quello che succede fuori da noi, noi abbiamo fatto una settimana di lavoro, ha detto bene, è una partita importante, lo stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte, ci vuole uno sblocco psicologico perché due sconfitte in casa sono molto pesanti come risultati e quindi dobbiamo assolutamente vincere, siamo tutti consapevoli di questo e quindi abbiamo lavorato in settimana in funzione di questo, di questa vittoria. Di tutto quello che si è detto invece in questa settimana, quanto è entrato nello spogliatoio? Facile fare uscire? Io cerco di isolarmi e di non... cercare di parlare con i giocatori solamente di lavoro tecnico, tattico, fisico da migliorare, quindi perché poi è il nostro compito, la nostra funzione è quella. Insomma, se un giocatore, io ripeto, un giocatore è un allenatore da Salernitana, è un allenatore che deve saper gestire tutte le pressioni esterne, quindi dedicandosi solamente al compito che c'è sul campo, cioè di far migliorare la squadra e i giocatori di produrre il più possibile. Quindi questo, il resto non so dirti, perché ripeto, noi siamo concentrati solo su quello e dobbiamo essere il nostro lavoro, insomma, perché siamo tutti d'accordo nel dire che adesso sì, più che mai bisogna svoltare, cioè prendere altri punti, partita con il Viareggio, poi con il Benevento, il campionato è ad un bivio. Lo diciamo, ripeto, da un po' di partite a questa parte, però dobbiamo fare, quindi adesso dobbiamo far parlare i fatti più che le parole, le intenzioni ci sono. La voglia, la concentrazione la vediamo, però non basta, bisogna fare i tre punti e basta, cioè non ci sono altre, non deve stare tanto a caricare più o meno, ha detto bene, ne abbiamo bisogno tutti per poter lavorare più tranquilli, per metterci in una posizione di classifica più adeguata alle nostre potenzialità e quindi dobbiamo farlo, non dirlo. Ultima considerazione, la formazione, non ci sono Molinari in Esposito, è ipotizzabile una nuova mini rivoluzione per quanto riguarda le novità della squadra di domani, tipo si ritorna con i due attaccanti di ruolo, dunque Ginestra e Guazzo insieme, novità in ogni reparto? No, in ogni reparto non credo, insomma, stiamo cercando di trovare, abbiamo trovato una struttura abbastanza buona, quindi se c'è qualche variazione di un giocatore che è più in forma invece che un altro, penso che ci sarà un cambiamento di 5-6 giocatori, non lo so. A parte che ancora non ho deciso, soprattutto nel reparto avanzato abbiamo tante soluzioni, quindi tanti giocatori. Scusi, diciamo che... non penso che ci sarà. Non penso, penso che ci sarà. Non penso. Ci sarà una rivoluzione di 6-7 giocatori, di cambiare pelle assolutamente, anche perché comunque ad Ascoli l'intalaiatura è stata buona, la squadra giocata. E quindi questo, insomma, davanti abbiamo tante scelte per pochi posti, perché poi alla fine sono 2 o 3 posti e abbiamo tante scelte, anche di 6-7 giocatori. Quindi sta a me scegliere quelli più in forma e più adatti al tipo di partita. Montervino rientra? Montervino, Cava, Volpe e Perpetuini sono 4 giocatori centrocampisti per 3 posti. Vediamo. Ivo Roberto.